Sicuramente noi quando abbiamo cominciato a lavorare sulla stradale avevamo bisogno di avere una macchina che avesse le prestazioni di una macchina da competizione portata sulla strada. E questo chiaramente ci ha imposto anche l'utilizzo di strumentazione, come vediamo qua una fresa che sta facendo le lavorazioni della nostra monoscocca, che è il cuore della macchina, che aveva bisogno di avere delle caratteristiche molto particolari. Innanzitutto, lavorando la fibra di carbonio, c'è bisogno anche di sistemi di aspirazione e di gestione della fibra che non sono così banali. La seconda cosa è la precisione, che comunque devo mantenere anche su questo tipo di macchina, e la terza, che è forse quello che ci ha fatto scegliere questo tipo di macchina, è la versatilità, cioè il fatto di poter cambiare utensili in maniera molto semplice, che permettano ai nostri operatori di ridurre in maniera considerevole il ciclo macchina con cui noi facciamo le lavorazioni. Perché molto spesso dobbiamo aprire, cambiare gli utensili, rimettere su quelli vecchi e anche girare la monoscocca per poter fare le lavorazioni. In questo caso siamo riusciti a ridurre di circa il 40% i tempi di lavorazione della macchina. Noi per fare una monoscocca ci mettiamo qualche settimana in una macchina da competizione, e quindi ci sono tutta la serie di lavorazioni che vengono fatte in fresa che devono essere perfettamente incastrate con le lavorazioni successive, che sono essenzialmente di incollaggio. Ed è chiaro che quando vado ad incollare degli elementi la precisione deve essere massima per poter trovare gli incastri giusti, perché nel composito usiamo esclusivamente incollaggi.